Tris esterno e primo posto per la Lodigiani nella 30ª e ultima giornata del campionato giovanissimo Elite Girone B. I Reds battono il San Michele Donato per 0-3 a domicilio con i gol di Astancolli, Dominizzi e Pratesi. Lodigiani che incontrerà la vincente in casa da Luna, Trassario e Polisportiva Carso per il primo turno dei playoff. Prima occasione con Di Stefano al minuto numero 6, para a canfora, portiere dei padroni di casa. Qualche minuto più tardi, occasionissima per il San Michele Donato, tutta in verticale, parla all'interno dell'area di rigore, sarà bravo Massini ad uscire in presa sicura, evitando il peggio per i Reds. Lodigiani che comunque parte forte e stringe in area di rigore al minuto numero 9 la formazione di casa, e Astancolli a dare là all'azione, palla in verticale per Floriani, conclusione di Ava in calcio d'angolo. Sul corner susseguente arriva il vantaggio da parte della Lodigiani, palla che arriva ad Astancolli dopo un batti e ribatti in area di rigore e una rispinta con i pugni da parte di Acanfora, diagonale vincente e Lodigiani in vantaggio. Al quarto d'ora altra occasione per i Reds che cercano di chiudere subito il match nelle fasi iniziali, 1-2 per il numero 10 di Innocenti, palla parata con presa sicura da parte di Acanfora. Ancora Lodigiani nella parte finale della prima frazione di gioco, al 30esimo sarà ancora Di Stefano a dare là all'azione, palla in verticale per Dominizzi, palla in poi in calcio d'angolo dal corner susseguente a Stancolli, va vicino alla doppietta e al 2-0. Raddoppio che arriverà poi al 10° minuto della ripresa, prima occasione ancora da parte dei Reds con doppia presa da parte di Acanfora, gol del 2-0 che arriva tutto in verticale, sfera che arriva al numero 7 di Otati, palla al centro dell'area di rigore con Dominizzi che prima non arriva sulla sfera, poi in seconda battuta fa 0-2 e chiude praticamente il match. Al 13esimo altra occasionissima e sfiora il tacco vincente il numero 6 Luciano vicino all'Eurogol. Ancora Lodigiani nelle parti finali del match, al 23esimo palla in verticale, sarà ancora Floriani a mettere il pallone al centro, conclusione da parte di Pratesi, entrato poco prima sopra la traversa, il numero 18 troverà poi la gioia del gol al 39esimo di testa su respinta con calcio d'angolo e traversa da parte di De Angelis, match che poi termina praticamente qui dopo 4 di recupero. Lodigiani batte San Michele Donato 0-3.